Eccoci! Buonasera! Voleva solo un pizzico di tempo in più stasera, Esatto. evidentemente, nel connettere. Ti vedo meglio delle altre sei, cioè più Mi nitida, più vedi bella, meglio? sì, o la luce, non lo so. Curioso! Curioso, come stai? Non ho cambiato nulla, sto bene, dai, grazie, veramente bene, non mi lamento, vista la fase che viviamo, c'è solo da ringraziare. C'è solo da Assolutamente. ringraziare ogni giorno. È bello vederti perché noi ci sentiamo, no, durante la settimana in vari momenti, però ci vediamo poco, quindi quando ti vedo sono contenta. Senti, cosa ci racconti sulla felicità per me è trasmettere emozioni? Sì, allora noi trasmettiamo emozioni continuamente nella nostra vita perché comunichiamo continuamente e riceviamo la trasmissione delle emozioni degli altri, a cui di fatto diamo significati, così come alla comunicazione degli altri. Possiamo riconoscere che tutti quanti possiamo riconoscere che la componente emotiva, di fatto, nel nostro quotidiano è molto importante e in alcuni momenti diventa fondamentale. Il risultato delle nostre giornate è dato da più ingredienti e le emozioni sono una miscela veramente magica, che ci permettono di avere tenacia, autocontrollo, empatia e via di seguito. Daniel Goleman ha insegnato psicologia ad Harvard, collaboratore scientifico del New York Times, ha scritto numerosi libri anche famosi che riguardano l'intelligenza emotiva, ossia la capacità di riconoscere i propri sentimenti e quelli degli altri, la capacità di gestire le proprie emozioni, di direzionarle. Motivandosi, diremmo in chiave moderna, utilizzare le emozioni anche nelle relazioni sociali. Le emozioni diventano quindi per Goleman delle competenze e possiamo proprio parlare di competenze emotive, nel saper trasferire ciò che viviamo interiormente in modo adeguato. L'intelligenza emotiva può essere sviluppata, allenata, perfezionata, così come i nostri comportamenti, che di fatto derivano dalle percezioni della realtà che ci circonda e a cui diamo significati, a seconda delle convinzioni che abbiamo e anche a seconda delle emozioni che viviamo in quel momento, degli stati emotivi che stiamo vivendo. La nostra percezione e il significato che diamo dipende anche proprio dalle emozioni. E gli studi ci confermano che anche solo il riconoscere l'emozione e dargli un nome allo stato emotivo che stiamo vivendo è utile per imparare a gestire e valutare quale comportamento puoi tenere successivamente. Goleman individua nell'intelligenza emotiva due macrogruppi, una competenza personale e una competenza sociale, che comprendono più punti, per esempio la consapevolezza di se stessi. Cosa provi in questo momento, conoscendo i punti di forza e i punti di miglioramento? Oppure la gestione di se stessi. Quindi l'autocontrollo, l'integrità. Nel trasmettere emozioni possiamo mettere attenzione anche sull'empatia, il sapersi sintonizzare emotivamente con gli altri, percependo, riconoscendo i sentimenti altrui, il che non significa per me tu ti senti così, ma di fatto ascoltare, percepire, guardare con sensibilità, amore e umiltà. La motivazione include il saper trasmettere a se stessi l'importanza dell'impegno e della positività. Viene autoprodotta per essere protagonisti della propria vita e dei propri cambiamenti, evitando quindi di delegare gli altri a motivarci. Infatti ogni tanto qualcuno mi dice: "Ma tu quindi motivi le persone?" No, di fatto io affianco le persone che imparano a farlo da sole. È un grande piacere, un grande onore poter trasferire informazioni e strumenti e una serie di competenze. Abbiamo anche l'abilità sociale, abbiamo detto, che riguarda il saper gestire le emozioni nelle relazioni, saper leggere le situazioni sociali, fornendo risposta emotiva adeguata alle interazioni che ci troviamo a vivere, oppure nei problemi di comunicazione che tutti quanti noi ci troviamo nelle nostre giornate o di familiari oppure lavorative. L'essere in contatto con il tuo mondo interiore emozionale quindi permette di saper leggere il mondo interno e il mondo esterno e definire quale modalità di interazione vogliamo utilizzare. Ci vengono anche in aiuto altri strumenti, abbiamo detto, li abbiamo nominati altre volte, altri metodi, metodiche che
uso all'interno delle sessioni, oltre all'intelligenza emotiva, quindi la mindfulness, la programmazione neurolinguistica, la meditazione. E nel trasmettere emozioni ti puoi chiedere innanzitutto quali sono quelle che tu stai provando, perché come le trasmetterai dipende soprattutto da quello che riconosci in te stesso. Ti metti anche nei panni dell'altro? Perché se noi vogliamo trasmettere emozioni in un certo modo, è importante rendersi conto di come l'altro le riceverà. Il messaggio che vuoi far arrivare è prezioso, deve arrivare in un certo modo. L'atteggiamento è importante per far arrivare il significato che vogliamo fare arrivare, altrimenti può aggiungere altro. E da lì quindi definire come agire poi nelle varie situazioni. Possibilmente divertendosi. Questo sempre. Allora, hai detto delle cose che mi riguardano particolarmente. Mi sono un attimo ritrovata in quando mi hai insegnato a gestire le emozioni. È che mi hai insegnato talmente bene che le gestisco troppo. Quindi dovrei trovare un equilibrio. Però hai detto delle cose veramente molto utili in generale, non solo in questo caso per la comunicazione, ma proprio secondo me per la vita, per stare bene nella propria vita. E invece per quanto riguarda la comunicazione è fondamentale immedesimarsi anche negli altri, no? Perché quello che vogliamo far arrivare deve essere anche trasmesso pensando a chi è dall'altra parte, quindi pensando non solo a noi, quindi anche in ottica proprio di marketing e di comunicazione dobbiamo sempre avere ben chiaro chi è la persona a cui stiamo parlando, che cosa gli stiamo dicendo e come vorremmo che gli arrivasse il messaggio, pensando a questa persona però come potrebbe reagire, come potrebbe no, essere in sintonia con quello che stiamo dicendo. Che dire, Lisa, come sempre un posto di informazioni, io prendo sempre appunti quando tu sui blocchi di Telling You, quando tu parli e niente. Anche questa sera ci ha illuminato, tra l'altro c'è anche Carle questa sera, abbiamo l'onore, ci sta seguendo anche un nostro caro amico. Salutiamo anche Carlo. Bene, bene, oh, ah no, Una non stella, stavo questa è sera. una stella nel vero senso della parola, una stella. No, vabbè, ci speravo, però non me Speravi l'aspettavo, ci davvero? Credevi speravo. aspettassi qualcun altro visto il tema. Ma aspettavo lo stadioso, però preferivo la principessa della porta accanto. Lascio il posto, va bene? Lisa, coach, Lisa Gozzi, la nostra coach, seguitela e per qualsiasi suggerimento sul coaching, lei è la numero uno. Ciao Grazie. Lisa. Ciao, ciao a tutti. Ascolta, ma se ho visto la mia locandina su Facebook, cosa Hai mi dici? ragione.